Ed ecco che, continuando a leggere, la tensione sale di nuovo e la curiosità aumenta e ci chiediamo ma come andrà avanti, come finirà questa storia, finché troviamo infine l'ultimo indizio e la tensione scende di nuovo ed è lo scrittore che ci dice come andrà a finire. Volevamo con questo spettacolo raccontare il momento dell'invenzione di una storia da parte di uno scrittore. L'autore prende in giro il proprio lavoro, però per fare in modo che i bambini, i ragazzi percepiscano qual è la dinamica e il punto di vista giusto nella scrittura nei loro confronti. E quindi l'autore quasi tende a scomparire per lasciare il posto al lettore. L'altra cosa che volevamo mostrare in questo spettacolo è la macchina teatrale. Spesso la macchina teatrale non viene svelata, il pubblico la subisce in certe parti, ma non sa veramente che cosa c'è dietro il palco e come funzionano le botole, i tiranti, le carrucole, le cose che cadono. E quindi abbiamo riempito lo spettacolo di tutti questi accorgimenti tecnici. Una scenografia del teatro, ma io adesso è imbarazzante, che è troppo lunga. Io stavo cercando il personaggio. Il personaggio si è incastrato nella trama, vedete? E pizza dall'altra! Sta anche di qua! Con questo spettacolo io ho scritto il testo e ho curato la regia e poi sono sul palco insieme ad Andrea Maducci, che è il mio personaggio, e gli faccio fare di tutto, perché Andrea è funambolico. Sono io che faccio le botte, sono io che picchio, lavoro da tanti anni per imparare a picchiare il più forte possibile per fare meno male, perché sostengo che quando tu simuli le azioni, le botte, gli urti, se c'è un livello di simulazione troppo grosso non funziona. Ma se vuoi che funzioni devi picchiare forte. Io provengo da una scuola drammatica legata al metodo Stanislavski, che è quello che uso, anche se poi può non sembrare. Oppure la sua testa può essere... sua testa può essere anche qui. È morto il personaggio, finisce la storia. No, è vivo, è ancora vivo. Dai, vieni. Fai sempre lo sciocchino. Dai, vieni su, dai. Dai. Ok? Dai. Come va? Dai, è che ho inventato. No. Che ho inventato. Guarda. Il protagonista dello spettacolo è il teatro, dove attorno ognuno dei personaggi coinvolti, Luigi, Andrea, Lucia con la fotografia, vanno a lavorare attorno alla realtà del teatro, perché il teatro è proprio lui con tutte le sue tecniche, la sua storia, la sua realtà legata a delle maestranze che purtroppo non vengono portate avanti, e sono mestieri antichi, sono mestieri vecchi, sono mestieri che lavorano e utilizzano questa struttura che ha un perché in ogni cosa. Era giusto rivalorizzare il teatro partendo dall'emozione del bambino. Ce n'è sempre un'altra, e poi viene il momento di tornare alla realtà. Perché la magia del teatro è che noi siamo qui, siamo lì, ma siamo anche nella realtà. Ed ecco il perché si è pensato di far diventare teatro palcoscenico anche la sala.
nella storia del teatro tante volte lo spettacolo è finito in platea, è finito in sala, gli attori che sbucano dai palchetti. Quindi era giusto che i bambini si rendessero conto che il pubblico è una parte del teatro. Uno spettacolo che si rivolge alla classe intera, alle scuole, consente anche a quei bambini che normalmente non frequentano il teatro di sentirsi partecipi e di sentirlo come uno spazio possibile, perché vicino. Chiediamo qua. Scusate. Dove dobbiamo andare per andare al teatro? Come spettacolo, è uno spettacolo complicatissimo, perché ci sono 37 movimenti in 42 minuti di spettacolo, quindi capite che è un movimento ogni poco più di un minuto. Questo è un impegno della macchina tecnica grande, infatti i tecnici sono parte integrante dello spettacolo. Ecco dove sei. I bambini in varie situazioni fanno parte dello spettacolo anche sul palco. Con Andrea sono venute fuori una serie di idee, tra cui quella di creare la sorpresa, insomma di fare delle foto durante lo spettacolo al pubblico, in questo caso ai bambini e alla reazione dei bambini alla scena, e poi di sorprenderli facendogli vedere dopo pochissimi minuti già le loro facce sorridenti che vedono lo spettacolo. Il lavoro è stato questo, insomma, cucire, darsi un po' l'idea a vicenda, cercare soprattutto di far appassionare i bambini a questo luogo, che è un luogo che permette di vivere tante vite parallele, di vivere tante esperienze, per cui di non avere paura del teatro, di non pensare che il teatro sia un luogo da vecchi, ma anzi che il teatro è proprio una possibilità infinita di vivere altre vite. Nel raccontare le cose ai bambini e ai ragazzi conta il modo. Se il modo è quello giusto, se il modo prende il punto di vista del lettore o dello spettatore, ecco che si riescono a far passare anche delle informazioni importanti, come in questo caso le informazioni che riguardano lo spazio teatrale, le dinamiche teatrali, la narrazione teatrale, la macchina teatrale. A volte me lo chiedono i bambini, mi chiedono proprio questo, perché? Esatto, adesso un po' dopo questo vai tu. Le storie. Quando nel mondo succedono cose brutte, cose buie, perché è importante inventare delle storie che finiscono bene? No, non è questo. Le storie belle sono l'antidoto contro le cose brutte e buie.